questa sala ci sono giunti conservati in maniera molto parziale. Noi dobbiamo immaginare che gli affreschi partissero dal livello del pavimento e si innalzassero fino ai soffitti. Purtroppo gran parte degli affreschi nel tempo, quando iniziavano a sgredire, a non essere più perfettamente conservati, anche per motivi igienico-sanitari, venivano imbiancati con la calce, quindi non si aveva più la percezione di quello che c'era sotto. Non è che si fa per disprezzo delle opere d'arte, ma si fa per questioni igieniche. Come vedremo nella Cappella della Neve, la peste creava comunque problemi che andavano risolti nella maniera più semplice ed economica, quindi si andavano a coprire gli affreschi per cercare di salvare la pelle, insomma. Quello che vediamo qui realizzato è opera di due ditte di pittori, i Pozzi di Valsolda e gli Avogadro di Tradate, che saranno attivi qua a Bollate sia nella Cappella della Neve sia nella parrocchiale di San Martino. Loro si ispiravano per le realizzazioni a quelle che erano le pitture di moda nella Roma dei Papi. Questo perché quando Raffaello agli inizi del Cinquecento riscopre la Domus Aurea di Nerone, gli incisori cominciano a fare tendenza, quindi copiando quello che c'era nella Domus Aurea si crea una moda, quella dei quadri dei finti quadri appesi alle pareti e quello delle grottesche che vengono ampiamente copiate. Gli esempi che possiamo vedere in questa sala sono appunto le grottesche che vengono rielaborate con la contaminazione degli arazzi e dei ricami nella parte superiore, dove vedete queste losanghe e questi tondi con gli uccelli. Questo è un altro elemento tipico di fine Cinquecento e inizio Seicento, cioè quello di rappresentare come in un catalogo gli animali tipici della località. Quindi vediamo una serie di uccelli, mentre nella parte più bassa troviamo delle sfingi o comunque dei busti di donna che emergono dalle volute e che incorniciano dei riquadri. Il tema di questa sala riconoscibile è quello dei paesaggi in generale, purtroppo non sono identificabili, sono come vedete dei soggetti abbastanza generici, anche se ogni tanto qualcuno viene e dice quello è l'antico castello di Bollate, assomiglia alla chiesa di San Martino, ma in realtà non abbiamo, come potete ben immaginare, dei confronti, delle foto dell'epoca, delle incisioni che ci permettono di identificarle con certezza. Quindi quello che ci dobbiamo immaginare è che qui si volesse ricreare un po' l'aspetto di una collezione di cartoline dei posti migliori di proprietà del possessore del palazzo. Alle vostre spalle invece potete vedere l'arco che fa diciamo da pandanna a quello d'ingresso sulla piazza e qui sulla destra le colonne sempre originali della struttura. Questo è un elemento che si ritrova spesso nelle corti milanesi, cioè l'uso della colonna dorica al piano inferiore che fa d'accesso alla corte centrale.